Poco prima che Ninagawa morisse, il maestro Zen Ikkyu lo visitò e gli chiese: «Devo farti da guida?» Lui rispose: «Sono venuto qui da solo, e vado da solo. In cosa potresti aiutarmi?» Il maestro ribatté: «Se pensi di andare e venire davvero, questa è la tua illusione. Lascia che ti mostri il percorso su cui non esiste l'andare e il venire». Con le sue parole, rivelò il percorso così chiaramente che Ninagawa sorrise e morì. Il soldato Nobushige si presentò dal maestro Hakuin e gli domandò: «Esistono davvero il paradiso e l'inferno?» «Chi sei tu?» chiese lui. «Sono un samurai», fu la risposta. Gli altri soldati presenti iniziarono a ridere. Hakuin esclamò: «Chi ti vorrebbe al suo servizio? L'aspetto che hai è quello di un mendicante, non di un guerriero». Nobushige si arrabbiò così tanto che impugnò il manico della spada, ma venne interrotto. «Hai un'arma, ma è troppo smussata per tagliarmi la testa». Quando la lama venne sfilata completamente dal fodero, Hakuin aggiunse: «Qui si aprono le porte dell'inferno». Il samurai, comprendendo le parole del maestro, rimise a posto la spada e si inchinò. «Ora si aprono le porte del paradiso», concluse Hakuin. Nobunaga, un grande guerriero giapponese, decise di attaccare sebbene avesse solo un decimo degli uomini rispetto al nemico. Sapeva che avrebbero vinto, mentre i soldati erano dubbiosi. Così, prima di combattere, lui si fermò in un santuario e disse loro: «Dopo aver visitato questo luogo, lancerò una moneta. Se esce testa, vinceremo. Se esce croce, perderemo. Il destino deciderà per noi». Entrato nel tempio, offrì una silenziosa preghiera e lanciò la moneta. Uscì testa. I soldati, incoraggiati dal risultato, vinsero la battaglia. Alla fine della guerra, uno degli uomini si rivolse a Nobunaga: «Nessuno può cambiare il destino». «Giusto», convenne l'altro, e gli mostrò la moneta a due teste. Un giorno, un uomo si avvicinò al Buddha che stava insegnando ad un gruppo di discepoli e lo insultò. Quest'ultimo reagì all'accaduto con assoluta tranquillità, rimanendo fermo ed in silenzio. Quando l'aggressore se ne andò, uno degli allievi, indignato dal fattaccio, chiese al maestro perché avesse consentito una tale mancanza di rispetto. Lui rispose serenamente: «Se io ti regalassi un cavallo e tu non l'accettassi, di chi sarebbe alla fine?» L'alunno, dopo aver tentennato per un istante, disse: «Se io non l'accettassi, continuerebbe ad essere tuo». Buddha annuì. Spiegò che, nonostante alcune persone decidano di perdere il loro tempo insultando, noi possiamo scegliere di accettare tali parole o meno, proprio come faremmo con un regalo qualsiasi. Se lo prendi, lo accetti. In caso contrario, colui che insulta rimane con l'insulto tra le mani, sentenziò. Non possiamo dare la colpa a chi ci aggredisce verbalmente, perché è nostra la decisione di accettare le sue parole invece di lasciarle sulle stesse labbra dalle quali sono uscite. Molti alunni stavano studiando meditazione sotto la guida del maestro Zen Sengai, ma uno di loro era solito alzarsi durante la notte e andare in una città vicina per fare baldoria. Una sera, ispezionando gli alloggi del dormitorio, il maestro vide che il letto del giovane in questione era vuoto,
e notò anche lo sgabello che lui usava per sgattaiolare fuori dalla finestra. Un giorno Sengai rimosse lo sgabello e rimase sotto la finestra, sostituendolo. L'allievo non si accorse del cambiamento e nel tentativo di uscire appoggiò i piedi sulla testa del maestro. Lui disse, facendolo saltare giù, «Figliolo, fa molto freddo la mattina presto. Fai attenzione a non ammalarti». Da quel momento il giovane non uscì più di notte. Il cinese felice, o il Buddha che ride, visse al tempo della dinastia Tang. Non aveva alcun desiderio di definirsi maestro di Zen, né di insegnare. Trascorreva il proprio tempo a girare per le strade trasportando un grosso sacco di tela pieno di dolci, che dava in regalo ai bambini che si raccoglievano attorno a lui. Ogni volta che incontrava un devoto dello Zen, gli chiedeva soldi, e se qualcuno gli diceva di andare in un monastero ad insegnare, lui ripeteva, «Dammi un centesimo». Un giorno un maestro gli domandò, «Qual è il significato dello Zen?» Per tutta risposta, il cinese felice posò immediatamente il sacco a terra. «Qual è l'attuazione dello Zen?» insistette l'altro. Subito, il Buddha che ride si rimise il sacco in spalla e continuò per la sua strada. Nel tempio Obaku a Kyoto sono scolpite sulla porta le parole «Il primo principio», con lettere molto grandi e di bella calligrafia. Le originali furono tracciate da Kosen 200 anni fa, su carta. Al tempo, mentre le stava tracciando, era insieme ad un allievo impertinente che amava criticare il suo lavoro. «Questo non va! Brutto! Peggio dell'altro!» erano alcune delle frasi che ripeté per tutta la giornata. Pazientemente, Kosen riempì fogli e fogli, fino a mettere insieme 84 primi principi, senza peraltro ottenere l'approvazione dello studente. Quando quest'ultimo uscì dalla stanza per qualche minuto, Kosen pensò con sollievo di potersi sottrarre per alcuni istanti al suo pesante giudizio. In tutta fretta, con la mente libera da altri pensieri, scrisse «Il primo principio». «È un capolavoro!» sentenziò incredulo l'allievo appena vide l'opera. Daiju fece visita al maestro Baso in Cina e questi gli chiese che cosa stesse cercando lì. «L'illuminazione!» fu la risposta. A quel punto Baso domandò, «Tu hai la tua stanza del tesoro, perché vai in giro a cercare?» L'altro ribatté confuso, «E dove sarebbe questa stanza?» Il maestro rispose, «Quello che stai domandando è la tua stanza del tesoro». Daiju fu illuminato e da quel momento esortò sempre i suoi amici ad aprire la propria stanza del tesoro e ad usare le sue ricchezze.